storica, anche evocativa, storica, però sì, è la seconda generazione dello storico. È la seconda generazione dello storico? Sì, perché la prima storica, questa aveva solo due stelle qua. Parliamo del P2. Io il P2 lo indico come maledetto. L'hai sempre detto? Maledetto, perché è un corso, parla subito di profondità. Cioè, si vendono i P2, vendono per la profondità. E poi abbiamo la parte dedicata al BLS. Al BLS, che noi non siamo un'organizzazione abilitata al rilascio della certificazione di BLS, e per questo ci siamo sempre affidati a altri che invece hanno queste abilitazioni. Al di là delle abilitazioni, anche a quelli capaci, a quelli che sanno di che cosa si parla quando si parla di BLS. E quindi ci siamo rivolti in parte al Salvamento Genova, ci siamo rivolti in parte alla rivisitazione del nostro manuale prodotto dall'ANCO, dall'Associazione Medici Cardiologi, e insomma, e adesso abbiamo iniziato. Sì, adesso c'è questa nuova cosa. Siamo partiti con il sistema proposto dall'ISDA, e quindi lo diciamo che il nostro formatore nazionale adesso è Alberto Vialetto. Chi? Non lo conosco, è un personaggio che ne sa di quella roba lì, ne sa, pare che ne sappia anche di quella roba lì, anzi. Bene che lo invitiamo in quattro chiacchiere. Ma ci sarà, non ti preoccupare che ci sarà. Anche perché è stata una grande scoperta il fatto di poter collaborare con un subacqueo che, oltre a conoscere questa materia in modo approfondito, ha anche una conoscenza della materia subacquea in quanto tale storica e di alta competenza nel settore. Quindi questo ci ha portato una bella ventata di cose interessanti. Bene, saluto Alberto, perché sennò non vorrei tornando al nostro P2 della questione, questo maledetto corso P2, non è che sia più brutto del corso P1, P2, perché noi abbiamo decantato tanto il corso P1. È più interessante anche perché è dedicato all'andare sott'acqua. È dedicato al già capace, colui che ci può già andare, perché questa storia di brevetti ha anche deciso che ha tutte le conoscenze. Ha già fatto delle esperienze lì nell'ambiente subacqueo, per cui anche già fuori dalla piscina, e quindi comincia a essere un subacqueo che, a forza di fare delle esperienze, mette insieme delle competenze che sono poi quelle che gli attribuiranno quel famoso valore che abbiamo detto, l'autonomia. Intendendo per autonomia non posso fare quello che mi pare, un po' come la storia della libertà, no? Non è che se uno è libero può fare quello che gli pare, può fare, è in grado di gestire le situazioni così come si presentano, e così come si presentano nel mare sono sempre situazioni nuove, quindi la competenza serve a questo, avere la possibilità di rielaborare sul posto, con l'immediatezza degli avvenimenti, quello che si sa. È un corso vissuto con due anime, c'è chi vive il corso Advanced promosso nel diving, c'è chi vive il corso Advanced promosso nelle scuole di città, c'è chi vive il corso Advanced come un'opportunità commerciale, c'è chi lo vive come un'opportunità formativa. Diciamo che se fossimo stati noi quelli che dovevano scrivere lo standard di questo corso, per fortuna che lo fanno gli altri. Noi abbiamo semplicemente una difficoltà di proposta nel nostro corso P2, perché il nostro corso P2 comprende tutto quell'altro che in effetti in giro per il mondo è frazionato. Poi ce li abbiamo anche noi i brevetti di specialità, però intesi come tali. Però intesi, sì, a me piace il brevetto di specialità,
perché ho l'opportunità di fare esperienze specifiche su quel tipo di immersione, però conoscendo già precedentemente non le problematiche, però avere una conoscenza generale di quella immersione. Cioè faccio un'immersione in corrente, non ho bisogno di un brevetto corrente. Non avrei bisogno se in alcune volte me lo chiedono. È successo così anche nei nostri brevetti P2, non riconosciuti come profondità, siamo ancora alla DIP necessaria che... Se vai a vedere, andiamo a vedere più che altro quello che dicevi tu prima, è un corso che è stato sempre mal capito, con degli standard sempre mal interpretati. Perché? Perché noi abbiamo voluto fare un prodotto che fosse di possibile vendita, e qui entriamo nel cuore anche della convivenza standard, possibilità commerciale, opportunità commerciale e quindi possibilità di sviluppo, perché senza nessuna possibilità commerciale non si va da nessuna parte. Questo tentativo di far sì che sia un corso vendibile in città con tutte le sue prerogative di città, cioè gli approfondimenti dovuti anche alle parti teoriche oltre che alle parti acquatiche, potesse convivere con un corso venduto al mare con tutte le sue peculiarità possibili ed esplorabili dal punto di vista esperienziale nel mare direttamente, con un recupero della parte teorica, che sappiamo che al mare è più complicato mettersi lì a fare delle lezioni, anche perché c'è il mare, verrebbe anche da pensare perché perdere del tempo in questo. E siccome non è tempo perso, la ricchezza del manuale, un po' contestato da una parte, un po' contestato dall'altra, fa sì che se tu fai uno dei nostri corsi al mare puoi trascurare la parte teorica perché c'hai tutto l'ampliamento sulla parte mare e puoi andartelo a recuperare leggendo delle cose, anche perché, diciamocelo pure volentieri, non c'è poi più bisogno di così tanta capacità dell'istruttore nel raccontare delle cose che sono già note. È appassionare il soggetto che inizialmente comincia, che ha bisogno di grandi abilità dell'istruttore. L'istruttore più complicato è il primo istruttore. Il più necessario, il più fondamentale per il primo passo, dopo sai lì. Senti, però fino adesso abbiamo parlato di tutto quello che c'è dentro il P2, però non abbiamo ancora parlato della profondità. Come la mettiamo con questa storia? Ma perché non c'è? La profondità è un dato acquisito, un dato di fatto, che anche questo si riferisce ai regolamenti territoriali, nazionali, ognuno al suo posto, che ha fatto sì che da sempre le Maldive la massima profondità siano 30 metri, con l'open water non ci puoi andare, e allora ci puoi andare con l'advanced, e allora a quel punto viene sempre fuori la storia della profondità. Ma, come dicevi tu prima, dov'è il concetto di profondità sia nello standard che nel riportare lo standard all'operatività sul manuale? Dov'è? Dove nasce? Dove sta? 4 pagine. Che raccontano cosa dentro queste 4 pagine? Raccontano. E siccome lo devi fare studiata la fisiologia, studiata la legge dei gas, visto quali sono le procedure di sicurezza, di risalita, di conduzione dell'immersione, le immersioni ripetitive che si fanno già anche nell'open water, l'unica soluzione era tirar fuori le solite vecchie care tabelle e far vedere che ci sono delle tabelle di fuori curva e che quindi ti indicano cosa devi fare per risalire quando esci dalla curva di sicurezza. Ma questo potrebbe succedere anche in un open water. Può succedere anche in un open water, vai a 20 metri e ci stai 68 minuti, se no 72 minuti, sì, vabbè. Non tirar fuori la storia delle tabelle, che ci siamo già infestati. Non lo faccio. Questa settimana ci siamo già infestati su una domanda dei quiz P2 che non lo possiamo fare. Non abbiamo neanche riguardato le tabelle dal punto di vista della US Navy con le nuove introduzioni. Quella è una cosa complicata. Già dalle tabelle adesso mi fai venire fuori una roba che è la famosa sosta di sicurezza, dove
da 3 a 6 metri ci sono 3 minuti che ballano e ci sono 3 metri che ballano. Noi sulla nostra indicazione siamo stati da 3 a 6 metri, perché non si riesce a capire la differenza che ci possono essere 3 minuti a 4 metri, 3 minuti a 5, 3 minuti a 6, 3 minuti a 3. Sinceramente non riesco a capirla, e non ci sono neanche studi più appropriati che stabiliscano che una è meglio dell'altra, se no si farebbero tutti quella che è meglio. E siccome c'è la proposta di 3, di 4, di 5 e di 6, ed ognuno se la tira dicendo che è la sua proposta è la meglio, è bellissima, no, bisognerebbe per dirlo proprio la più meglio. Però noi diciamo la meglio, e quindi indichiamo da 3 a 6 metri, perché sennò non se ne viene fuori. E comunque la questione è che il P2 serve per andare più profondo e non è contemplato. Ascolta, è 25-30 minuti che stiamo parlando del P2, abbiamo parlato adesso questi ultimi 2 minuti della profondità. Ah, ma perché? Perché la profondità è un fatto di sentirsi a proprio agio in base alle capacità di cui si dispone. E va da sé, no? Ti ricordi anche quel filmettino che io avevo fatto sul mio Facebook? Io ti porto a 40, non a 40. La questione è sempre quella di andare a una profondità adeguata in base alle competenze che si hanno. Noi non smetteremo mai di dire questo, ma credo che... Io continuo a dire che quando fai un esame di guida per la patente non ti portano a 130 in autostrada, perché dopo ci potrai andare. No, non c'è l'acqua. Fai 130. Ma non c'è il mare. È il mare, lo dicevamo, mi sembra, anche nell'altra Factory, oppure l'abbiamo citato nella pausa pranzo. È il mare che consente questa opportunità. No, in quattro chiacchiere. Ecco, siccome c'è di mezzo il mare, allora si può tirare fuori tutta una serie di racconti e di scenari che vanno dal catastrofico al meraviglioso, e quindi lì dopo ci trova tutto lo spazio per costruire quell'ambito di possibilità, di intravedere quell'ambito mistico e magico, che se io gliela racconto così, allora lui lo comprerà o non lo comprerà. Resta il fatto che vendita e acquisto del prodotto P2 deve essere sostanzialmente determinato, a mio avviso, da che cosa vuol fare l'allievo, perché si potrebbe anche fare l'allievo tutta la vita open water senza porsi tanti problemi di profondità, ma ti mancherebbe comunque una parte esperienziale legato all'acquisizione di quella proposta e di quell'ipotesi, perché il mare effettivamente è anche profondo, per cui perché non parlare. Se facessimo il P1,5? Il P1,5 io avevo già pensato, il P1 3/4. Ma 3/4 è troppo vicino ai 40, perché diventerebbe un 35. No, quello sarebbe il 4/4. 4/4 che togli solo un quarto rispetto ai 3/4, sì, e aggiungendolo 3/4. Per me il più deve essere il 3/4. Ragazzi, potrebbe essere 21. Grazie per averci ascoltato, perché adesso andiamo direttamente sulle boiate. Alla prossima puntata di The Factory. Comunque vi ricordo che il P2 è un corso che merita di essere fatto, dovunque voi siate, con qualunque didattica voi pensiate di farlo. Perché è un modo per andare, guarda caso, in profondità a quelle che sono state le nozioni che vi sono arrivate nel P1, nell'open water o nel vostro primo approccio. Sapere qualcosa in più è sempre un vantaggio. Poi come, se usarlo per andare profondi o se usarlo per stare meglio anche a 5 metri, questa è una vostra scelta, è quello che potete fare. Ciao ragazzi! No, saluto moderno. Ciao ragazzi. No, io sono antico. Ciao.